L'Ordine dei Geologi di Basilicata è impegnato in questa giornata mondiale dell'acqua con l'organizzazione di questo evento qui a Viggianello, insieme al Comune, alla Regione, all'Ufficio Geologico della Regione Basilicata. E noi siamo impegnati da tempo in una campagna di divulgazione della consapevolezza del bene acqua e della necessità della sua tutela. E abbiamo organizzato questo evento a Viggianello, qui nel Parco Nazionale del Pollino, proprio per associare questa straordinaria risorsa che è l'acqua con un'ulteriore straordinaria risorsa che è la natura e l'ambiente in generale, quindi l'area parco, dove anche in questo caso ci vede impegnati a sostenere il Parco Nazionale del Pollino come candidato a Geoparco. La candidatura a Geoparco è una candidatura a cui noi teniamo molto, perché valorizza questo territorio, come lo valorizza l'acqua. L'acqua è capace di cambiare l'assetto socio-economico e socio-politico di un territorio. L'acqua è urbanizzazione, intorno all'acqua si sviluppa la vita, ma non solo. L'acqua è capace di creare anche ricchezza, di utilizzo come turismo. Penso delle cascate spettacolari che ci sono, che possono essere anche censite come geositi, quindi intorno all'acqua richiamare persone, il geoturismo. Un'altra applicazione dell'acqua è l'utilizzo sportivo, quindi l'acqua trekking, per esempio, che in quest'area si può fare bene. Quindi il Pollino è un esempio di come possiamo trattare l'acqua nelle sue diverse sfaccettature e mette appunto in evidenza questo straordinario valore. Insieme a tutto questo però bisogna anche parlare di tutela, cioè dobbiamo fare in modo che questa risorsa possa essere utilizzata anche dalle future generazioni. Quindi dobbiamo utilizzare l'acqua in modo sostenibile, dobbiamo fare in modo che tutto questo possa essere conservato, possa essere incontaminato. Quindi la Regione Basilicata deve fare uno sforzo in più, che è quello di approvare il piano di tutela delle acque, che è un piano che serve per conoscere innanzitutto il territorio e la potenzialità di questa risorsa, e nello stesso tempo fare in modo che l'utilizzo del territorio avvenga in modo compatibile con la risorsa acqua, per preservare questa risorsa. Quindi un piano di tutela e un piano di conoscenza del territorio che la Regione Basilicata insieme al Parco Nazionale del Pollino possono fare per tutelare in quest'area. Però l'acqua non è solo Viggianello, le sorgenti del Mercure o l'area del Pollino. L'acqua è una risorsa che caratterizza l'intera Regione Basilicata, già dal logo della regione si evidenzia, e quindi questa attenzione alla pianificazione e alla tutela deve essere svolta su tutto il territorio nazionale, anche nelle aree dove c'è più spinta all'industrializzazione e quindi c'è meno attenzione al verde, all'urbano, all'ambiente. Quindi bisogna provare ad approcciare in un modo moderno, con strumenti legislativi moderni, all'utilizzo di questo territorio che di per sé è ricco di tante georisorse, e sicuramente le più importanti è l'acqua.